ha corrotto un funzionario della banca per prendersi tutti i suoi depositi e scappare all'estero. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e questo è solo una dei tanti esempi di ciò che sta accadendo in India. Non c'è più liquidità. Le persone si rivolgono ai bancomat, vanno al bancomat per prelevare tutti i depositi possibili e immaginabili, dato che quando entrano all'interno delle banche gli operatori di turno gli raccontano di ogni pur di evitare prelievi enormi, al punto che, come ti ho appena raccontato, un correntista ha dovuto corrompere un funzionario per poter prendere tutti i soldi e scappare all'estero. È panico, in India è panico, è la seconda volta in 2 anni, è accaduto anche l'anno scorso, che c'è un problema di liquidità. La banca centrale indiana, sta cercando di spostare le attenzioni dei correntisti sull'utilizzo della moneta digitale, cioè carte di credito, moneta che non esiste, perché effettivamente, quella cartacea è stampata fino ad un certo limite, al punto che quello che è accaduto proprio in questi giorni è che, a seguito delle votazioni che stanno per esserci, alcuni in India, alcuni danno la colpa anche alla semina degli agricoltori, quindi questo è un periodo in cui gli agricoltori hanno bisogno di liquidità per lavorare i propri campi e, non essendo abituati a lavorare digitalmente con carte di credito, hanno bisogno della banconota. E insomma, tutta una serie di motivazioni, banche che sono in crisi, e la motivazione principale è quella di una sfiducia da parte dei popoli del mondo, e in questo caso specifico del popolo dell'India, nei confronti del sistema bancario e monetario. Sta accadendo un cambiamento che ha bisogno di tempo, ma che è sconvolgente. E la sfiducia in un sistema in cui abbiamo riposto fiducia per anni, qual è la banca, che era vista come un'istituzione, e adesso perde pezzi, perde credibilità, e la gente si sta svegliando capendo che i soldi che mette in deposito non esistono, non ci sono. E la gente sta capendo che se domani mattina dovessimo andare a ritirare tutti i nostri risparmi all'interno delle nostre banche, non ci sarebbe liquidità a sufficienza per soddisfare le richieste di ognuno di noi. Ecco, questa è un'informazione che volevo darvi, molto fresca, per la notizia è di ieri, che arriva dall'India, che arriva dall'altra parte del mondo e che è. Credo, purtroppo, o per fortuna, e dipende dai punti di vista, si espanderà a macchia d'olio nel continente nei prossimi anni. Ci vediamo alla prossima. Per stare aggiornato su queste altre tematiche, iscriviti al canale, come al solito. Ciao!